L'esigenza di socializzazione è stata più che mai importante negli ultimi anni, rendendo spazi di aggregazione, quali bar, ristoranti e pizzerie, centro di ritrovo tra persone di tutte le età. Tra le attività che svolgono un ruolo di incontro, le sale bingo, che forniscono servizi per la ristorazione e per il gioco regolato dalle autorità statali. Parliamo del settore con Massimiliano Orlandini, titolare a Quartu Sant'Elena di Bingo Imperial. È un'attività che ha come sua filosofia l'ospitalità e l'aggregazione, non solo per le dimensioni ma anche per il profilo del prodotto offerto. Qualcuno pensa alla tombola, sì, sicuramente abbiamo a che fare con una tombola che già ha una sua tradizione, insomma, antropologica e storica all'interno delle famiglie, ma poi soprattutto la nostra accoglienza, accogliere le persone e fare in modo che stiano bene insieme. Abbiamo tantissimi esempi di coppie, di persone single che si danno appuntamento qui come fosse una grandissima piazza. La nostra filosofia è quella di creare sempre un polo importante di aggregazione tra le persone e che stiano bene insieme. L'offerta delle sale bingo propone il gioco accanto alla ristorazione, principale elemento di aggregazione per la clientela. Uno degli aspetti che ci ha contraddistinto in termini di accoglienza è proprio la ristorazione. La nostra ristorazione, con grande orgoglio, è conosciuta in tutta Italia. È una ristorazione, una cucina espresso, fatta con ingredienti di primissima qualità, a un prezzo molto sostenibile, perché vogliamo davvero che sia alla portata di tutti. Sostanzialmente, come dire, non vogliamo creare alcun tipo di barriera all'ingresso e allo stare insieme. Non solo l'offerta al pubblico di servizi di aggregazione per la ristorazione, ma anche un importante valore sociale sotto il profilo del lavoro. Bingo Imperial ha creato un indotto dall'alto valore aggiunto che occupa centinaia di persone. Tra la sala qui di Bingo Imperial di Quartu e il Bingo Palace di Cagliari abbiamo oltre 100 dipendenti, quindi oltre 100 famiglie. Avendo vissuto anche il periodo del Covid con la chiusura e avendo vissuto in prima persona una posizione datoriale difficile, perché ovviamente i miei ragazzi e le famiglie che ruotavano intorno a questa attività sono nati in grandissima difficoltà, oggi è un altro motivo di orgoglio rimetterli in un ciclo produttivo. Oggi il problema dell'occupazione è un tema centrale nella società nostra. Tantissime imprese sono entrate in difficoltà a causa del Covid, tanti hanno chiuso, molte famiglie, molti ragazzi sono rimasti a casa. E questo dobbiamo invertire le tendenze, dobbiamo ritornare a un livello di benessere. Il lavoro è fondamentale, non solo in termini economici, ma anche in termini di grandissima dignità. Senza lavoro non c'è dignità, senza lavoro non ci sono né uomini né donne. Per cui è importante per noi. Ci rendiamo conto dell'altissimo ruolo sociale che abbiamo. Le sale bingo sono diventate un presidio pubblico di legalità che hanno garantito l'allontanamento della criminalità dal settore del gioco, spesso unendo il recupero di spazi abbandonati per metterli a disposizione della collettività. Lo Stato italiano è sempre, sotto profilo normativo, abbastanza all'avanguardia. Chiaramente le sale bingo, come tutte le attività di gioco, sono ipernormate, quindi sono delle attività in regime di concessione statale. E quindi, come dire, sono delle attività a numero chiuso, sono delle attività presidiate sotto l'aspetto sicuramente fiscale e normativo, quindi MEF e Monopoli di Stato, e dall'altra parte sotto il profilo della licenza. Diciamo che è uno spazio storico, grandissima tradizione industriale sarda. Queste sono le ex Fornaci Magia, dove la famiglia Magia, come dire, ha contribuito a costruire le abitazioni, i palazzi di allora, con questa fabbrica incredibile di mattoni. Certo, come dire, viverla e poterla vivere ci ha messo in condizioni di cominciare a valutare, o lo stiamo facendo e lo faremo ancora, di rivalutare un'area che non è un'area nostra, è un'area che deve essere a disposizione di tutti. Un progetto sposato dalla clientela con numeri importanti che rendono Bingo Imperial un punto di riferimento per la città di Quartu Sant'Elena. Diciamo che abbiamo un'affluenza di oltre 1 miliardo di persone al giorno. È un numero, tra virgolette, importante, è un numero, insomma, che noi speriamo di poter in qualche modo incrementare. Vuol dire che
ripeto, stiamo riuscendo nel nostro progetto. Quello delle sale bingo, un fenomeno fortemente controllato dallo Stato, che tramite concessionari come Massimiliano Orlandini permette la gestione dei giochi in maniera del tutto regolare, offrendo spazi innovativi per l'intrattenimento del pubblico.